Buongiorno, grazie Assessore. Grazie, un saluto a tutti, un ringraziamento a chi ha organizzato questa giornata importante di riflessione, ma anche di possibile interazione fra vari enti su un tema fondamentale, che non è soltanto il terzo settore, ma è, con una riflessione un po' a più ampio raggio, è quello dell'eguaglianza, quello di riuscire a ridurre delle distanze che diventano sempre più ampie in una società che diventa sempre più una società degli arrabbiati, una società che attraverso anche l'uso delle nuove tecnologie e di una comunicazione che si sviluppa su nuove tecnologie riesce spesso a dare il peggio di sé e a mettere in evidenza le cose negative rispetto ai tanti virtuosismi che pure ci sono e a cui la classe dirigente in senso lato, non solo quella politica, tenta di mettere in campo. Nei pochi minuti che ho a disposizione avrei potuto tranquillamente chiedere, cosa che però ho fatto, chiedere alla dottoressa Candela, in quanto da tantissimi anni dirige uno dei settori delle sezioni diciamo più strategiche della regione, chiedere alla dottoressa Candela una relazione, imparare quella relazione, già che io faccio l'assessore da 7 mesi e mezzo allo sviluppo economico e non mi occupo principalmente di questo aspetto, e magari venire qui dopo aver studiato bene quella relazione, magari prendere anche i complimenti di chi ascolta dicendo ma che bravo. Io quella relazione l'ho chiesta come salvagente, lo possiamo svelare, e ovviamente Anna Maria, brava com'è, immediatamente nell'arco di alcune ore mi ha inviato una relazione molto ben calibrata che riassume tutti gli interventi che la regione sta portando avanti, dai finanziamenti, da quelli che sono stati messi diciamo già a bando, quelli prossimi che presumibilmente già entro questo mese, il prossimo mese, saranno messi a disposizione. Oppure potrei citarvi dati importanti che attraverso lo sviluppo economico passano e dove c'è anche spesso e volentieri un interscambio, un'interazione con i temi oggetto oggi di questo interessantissimo dibattito. Parlare della crescita occupazionale che abbiamo avuto in Puglia, parlare di un sistema virtuoso di accompagnamento agli investimenti di vari settori, dalle piccole imprese, dalle start-up fino alle grandi imprese con i contratti di programma, parlare dei quasi 20.000, delle 20.000 ULA in più che abbiamo sviluppato in questi primi 3 anni e mezzo di programmazione. Insomma, penso che invece in occasioni come queste, soprattutto quando poi c'è la parte tecnica, e in questo caso la dottoressa Candela certamente bene sviscererà alcune azioni che la Regione Puglia porta avanti, io voglio affidare per qualche minuto qualche riflessione su cosa stiamo facendo e su quale può essere la nostra azione. Vedete, vi parlavo della società degli arrabbiati. Nei giorni scorsi a Manduria c'è stata una manifestazione, la marcia della civiltà è stata chiamata. Alcune associazioni, senza assolutamente nessuna indicazione politica, hanno organizzato spontaneamente questa manifestazione. Appena io ho saputo di questa manifestazione, avevo già intimamente deciso di parteciparvi. È arrivato anche un invito ufficiale, penso a tutti quanti i consiglieri regionali. Io ovviamente ho aderito a questa manifestazione.
Un giornalista professionista che scrive anche su un giornale di rilevanza regionale, sul proprio profilo Facebook il giorno prima ha messo un post incendiario dicendo che i rappresentanti istituzionali che non sono di Manduria sono pregati di restare nelle proprie abitazioni, nei propri luoghi e di non venire alla manifestazione di Manduria. Ovviamente su un post come questo voi potete immaginare i commenti di che natura sono stati, no? Io ovviamente invece sono stato e ho partecipato convintamente a quella manifestazione. Questo dimostra quanto non soltanto spesso chi non è all'interno di alcuni livelli decisionali o comunque non è appannaggio di alcuni elementi conoscitivi si lascia andare a riflessioni di questo genere. Questo appartiene anche alcune volte alla classe dirigente, perché ovviamente classe dirigente non è soltanto le istituzioni, non sono soltanto la classe imprenditoriale, c'è una vasta platea di soggetti che hanno un ruolo importante all'interno della società e all'interno anche del proprio segmento riescono a orientare quello che diciamo, è l'opinione diffusa di quel momento. Allora, quando assistiamo a temi come questi, è chiaro che cosa bisogna fare. Secondo me bisogna continuare a lavorare insieme, a lavorare con tutte diciamo, il mondo che si interfaccia con le istituzioni, tutti i soggetti ad esempio che oggi sono stati qui invitati a questo convegno, per provare a mettere in campo una strategia comune, partendo da quello che ognuno di noi può fare. Fare riflessioni su temi che non attengono alle nostre prerogative è sì importante, però poi alla fine rischiamo di parlare, di pontificare, ma di non produrre elementi subito tangibili e pertanto rischiamo, come diceva la dottoressa Palmiotto, spero di... Paliotto. Capisco che significa quando storpiano il cognome, perché capita anche a me alcune volte, è molto brutto. Quando la dottoressa Paliotto parlava che ognuno deve fare il proprio e molto spesso si parla e si parla a vuoto e si parla inutilmente. Come regione, ad esempio, su temi importanti come quello del recuperare, su vicende che attengono anche agli aspetti sociali, sanitari, ma coniugati diciamo, ai temi dello sviluppo economico, ad esempio noi abbiamo promosso, e proprio avantieri, senza tanta pubblicità, ci siamo anche incontrati con i rappresentanti del governo rispetto alla proposta del Tecnopolo per Taranto, i 9 milioni di euro che sono stati messi nella legge di bilancio per il Tecnopolo di Taranto. Abbiamo discusso e ci siamo incontrati rispetto al Tecnopolo che noi come regione stiamo provando a far partire, rispetto alla medicina di precisione che stiamo portando avanti insieme al mondo universitario, insieme al CNR, per provare anche qui a dare risposte specifiche su un tema particolare dove il sistema sanitario, sistema sociale insieme a quello dello sviluppo economico si tiene ed è legato insieme su cose concrete da mettere in campo, o come ad esempio stiamo provando a fare rispetto ad alcune defaillance che, non voglio assolutamente parlare di politica oggi e criticare scelte fatte dal governo centrale, ma ad esempio rispetto al reddito di cittadinanza. E adesso che da qualche settimana si incomincia a vedere la reale portata sui richiedenti, stiamo provando in regione a modulare diversamente la misura del reddito di dignità che noi già alcuni anni fa avevamo messo in campo. Diciamo, su questi temi ci riallacciamo
e arrivo a concludere, ci riallacciamo, perché sto parlando già da 10 minuti, ci riallacciamo ad un tema importante. Oggi l'Italia, e non soltanto l'Italia, ma l'Italia in particolar modo, perché da quella crisi del 2008 di fatto l'Italia non è mai uscita. Quando ci è andata bene, insomma, siamo stati lì per lì, quasi per far ripartire l'economia, ma non ci siamo mai arrivati. L'Italia diciamo, ha alcuni problemi seri, forti, stratificati nel corso degli anni. E su alcuni di questi noi come regione possiamo fare poco. Penso, tanto per lasciare una traccia, ai 7 vizi capitali di cui parlava Carlo Cottarelli nel suo libro. Rispetto a quelli, noi proviamo ad intervenire su alcuni di quelli che possono essere nostre prerogative. Penso ad esempio alla difficoltà della convivenza con l'euro e penso ad esempio per il sistema delle imprese, quello che noi facciamo e che è un'azione virtuosa che ci viene riconosciuta ovunque per quanto riguarda il credito alle imprese, al sistema delle imprese e quindi misure importanti che stiamo mettendo in campo. Così come quando parliamo di divario nord-sud, che è un altro tema, è la politica di coesione, è la politica industriale che noi mettiamo in campo per provare a ridurre quella differenza. Tant'è vero che, non lo dico io, lo dice il Sole 24 Ore in un articolo di ieri, quanto le politiche industriali che sta portando avanti la Regione Puglia insieme alla Lombardia sono quelle più virtuose. Allora, proviamo ognuno a fare il proprio, perché è molto semplice parlare, è molto semplice esprimere giudizi, ancora più facile criticare quello che fanno gli altri, ma incomincia a diventare un po' più difficile poi quando si è chiamati alla prova e a dare risposte rispetto al proprio operato. Noi come Regione Puglia proviamo da anni a mettere in campo delle risposte che possano far emergere nella nostra regione i dati positivi, a partire da una buona integrazione tra le politiche sociali e il mondo delle imprese. Quindi il non profit insieme al profit, che è legato con un abbraccio dove un settore è speculare all'altro. Vogliamo continuare a fare questo e lo faremo ovviamente anche confrontandoci con azioni e con dibattiti come quello odierno, convinti di poter sicuramente raccontare una storia che non è soltanto quella degli ultimi anni, ma che viene da circa 15 anni di azione di governo, che va sempre in un'ottica nello stesso filone, ma nello stesso tempo pronti con grande umiltà ad ascoltare i consigli, i suggerimenti che ci vengono dallo stratificato mondo che si confronta con noi. Grazie.